E proprio su questa spinta qui, un'altra riflessione che mi veniva da fare, no? Il tipo di organizzazione a cui siamo stati abituati, qui diciamo, ci siamo più affidati, è quella del partito costruito in forma anche un po' verticistica, il termine leaderismo è uno di questi più usati. Ritornando a Gramsci, ritornando all'idea dell'intellettuale collettivo e di questa forma, come dici tu, della rivolta e insieme dell'organizzazione senza questo punto di riferimento, come. Ma sai, questo è un problema, tema difficilissimo. In realtà ogni fase del conflitto di classe si dà le sue forme di organizzazione. Noi siamo cresciuti tutti dentro il grande ciclo in cui la lotta di classe si è organizzato secondo il modello tedesco dell'inizio del secolo scorso, dell'inizio del Novecento, quando diciamo il modello tedesco prende il sopravvento su altri modelli che circolavano, basti pensare a quello belga e francese, autogestionari entrambi. Ed è il modello che abbiamo conosciuto, il partito, il sindacato, le cooperative, le grandi istituzioni del movimento operaio, che poi verranno, diciamo così, trasformate, rinnovate nella lezione leninista e che poi riappariranno dopo la vittoria contro il nazifascismo, appunto in quel rinnovamento della continuità. Quella forma di organizzazione del lavoro, adesso dico una banalità, è connessa a quella forma di capitalismo. Cioè tu combatti il capitalismo e ti dai delle forme che sono adeguate a quel combattimento. E diciamo così, è evidente che l'organizzazione del movimento operaio che si confronta con il taylorismo e il fordismo risulta in questo contrasto dialettico portatore di un'idea di potenza organizzata, di concentrazione della potenza, anche perché fa i conti con lo Stato-nazione che diventa il protagonista della vicenda politica. Ora, siamo nel tempo della globalizzazione capitalistica, del capitalismo finanziario, della riorganizzazione del ciclo produzione, distribuzione, consumo, con un inedito e devastante rapporto con la natura e con l'ambiente. Si può dire che siamo di fronte ad una diffusione della produzione e del consumo che esalta la distribuzione senza precedenti. E c'è una, come dicono molti studiosi, una centralizzazione del potere senza concentrazione dei lavoratori, della classe operaia. Le nuove figure che emergono, diciamo, in questo pulviscolo magmatico e che pure sono portatori di conflitto, è evidente che chiedono nuove forme di organizzazione. Allora, siccome forse si può anche cimentare sul terreno teorico, ma questo, diciamo, è fuori dalla mia portata, io sto adesso, l'ultima lettura che mi è capitata di fare è di questi studiosi francesi che si occupano delle forme di organizzazione attorno ai rond-point, che sono nuove forme di democrazia, di partecipazione, nuove forme che oltrepassano anche l'idea della piazza, che si collocano sul terreno. Adesso, diciamo, queste forme vanno indagate e studiate, perché che cosa però le guida e ci guida? Ci guida il fatto che devono essere forme di democrazia partecipata e conflittuale. Questa è, diciamo, come dire, l'orizzonte della ricerca. Le forme specifiche che prenderanno, io sono cresciuto con l'idea consiliare dei delegati del consiglio fare il consiglio territoriale e con la tradizione del movimento operaio consiliare, non solo lussemburghiano, soprattutto lussemburghiano, ma non solo. Però questa è la mia storia. Che cosa posso recuperare di questa storia? L'idea di democrazia partecipata e conflittuale. E che cosa poi si costruisce dentro, fuori, accanto a questo? Questo bisognerà cercarlo, studiarlo e anche un po' impararlo. Quello che è evidente è che nella rivolta noi abbiamo
tutte forme di comunicazione orizzontali che diventano prevalenti rispetto a quelle verticali della tradizione, ma anche questo bisogna vedere poi cosa succede. Grazie.